Attualmente mi trovo in Islanda, sto visitando questo fantastico paese che avevo già visto in inverno, nella sua veste invernale coperta dalla neve, dal ghiaccio, e adesso invece lo sto visitando con i suoi colori estivi che virano lentamente verso l'autunno, il giallo, l'arancione, più verso nord, a sud ancora resistono i colori verdi dei prati e delle montagne, mentre verso l'interno e più a nord cominciano già i colori come il rosso, l'arancione e l'autunno nel tutto il suo splendore. Amo molto i paesi del nord perché mi ricordano le montagne che io amo, della Bergamasca e le altre che frequento spesso, come l'Ossola, il Piemonte e la Valtellina, e qui si trovano praticamente tutti gli scenari che si possono trovare anche sulle montagne, con laghi, cascate, fiumi, ghiacciai immensi e le condizioni di luce che rendono sempre spettacolare la montagna. Il nostro itinerario è cominciato da Reykjavik, dove siamo atterrati, poi ci siamo spostati subito verso il centro dell'isola a sud, a Vik, dove ci sono delle scogliere incredibili, altissime, e d'estate ci sono anche puffin e altri animali che però quest'anno erano già migrati, e abbiamo potuto vedere da queste scogliere l'incredibile estensione delle spiagge di sabbia vulcanica nera che fanno da contrasto con la schiuma delle onde che si infrangono su queste coste. Qui abbiamo potuto finalmente ammirare la stupenda aurora, le stupende aurore di questo periodo, in questi ultimi anni, e finalmente anch'io l'ho potuta ammirare dopo il terzo viaggio e fotografare. Poi ci siamo spostati verso la costa nord-est, attraversando immense distese scavate dai letti dei fiumi, dei ghiacciai che si sciolgono, e vedendo appunto in lontananza queste enormi masse di ghiaccio che resistono alle temperature del periodo estivo. E siamo arrivati sulla penisola di Stockness con il fantastico panorama del Vesterhorn, questa montagna a forma di istogramma per chi è pratico di fotografia, e che abbiamo ripreso riflesso sull'acquaferma di questa baia. Purtroppo il maltempo ci ha tolto la possibilità di vedere l'ultima aurora, e la mattina successiva siamo tornati all'aeroporto di Reykjavik per tornare in Italia, pieni però di incredibili immagini, colori, situazioni di luce e ricordi che non potremo mai dimenticare.